a questa mostra Aurat 2005. Grazie a voi per la vostra presenza, calorosa come sempre. Permettetemi di ringraziare innanzitutto gli artisti che hanno accettato il nostro invito a partecipare a questa 11ª edizione di Aurat. Questa mostra d'arte contemporanea, in questa edizione presentiamo fotografia digitale, pittura e installazione. Un grazie va anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per il sostegno che ci dà e infine alla Provincia di Gorizia, nella persona dell'assessore alla cultura Roberta De Martini qui presente, che è da sempre sensibile alle esigenze espositive delle associazioni culturali e ha messo a disposizione questa struttura, Casa Morassi, per poter presentare la mostra e quindi per poter presentare cultura. Dicevo all'inizio che questa è l'11ª edizione di Aurat. Il pubblico che ci segue, sono ormai 11 anni che noi facciamo questa mostra, ha subito notato sicuramente che c'è una differenza rispetto alla diversità rispetto alla nostra passata. Da quest'anno e negli anni successivi la nostra mostra sarà caratterizzata esclusivamente dalla presenza di artisti locali. In passato chi ci conosce, chi ci segue, chi ci ha seguito in tutti questi anni, sa che effettivamente Aurat nasceva proprio, era caratterizzante la presenza di artisti internazionali, era proprio questo il suo, la sua forza. Però credo che è arrivato il momento, d'accordo anche con tutto il direttivo dell'associazione, che è di valorizzare il proprio. Spero che il pubblico sia d'accordo con me, perché sia importante che la cultura locale venga valorizzata e attraverso l'arte, il pensiero artistico locale possa anche essere valorizzata valorizzato il nostro territorio, quindi attraverso la divulgazione attraverso internet anche, non soltanto attraverso i cataloghi, quindi attraverso questa divulgazione noi esportiamo, cerchiamo nella nostra volontà di esportare anche la cultura locale, la tradizione locale. Parlando di 11ª edizione di Aurat, artisti locali, ve li voglio presentare. Valentina Brunello per quanto riguarda la fotografia digitale. Poi abbiamo Mauro Mauri, al quale noi abbiamo dedicato uno spazio a parte, socio storico dell'associazione Graffiti. Salendo su al primo piano, Gianluca Coren. Nelle due sale troviamo le opere di Michele Drascek e l'installazione di Nicoletta Redissa. Nell'ultima sala le opere di Ignazio Romeo. Io cedo la parola alla nostra assessora alla cultura Roberta De Martini per un breve saluto. Sì. Buonasera a tutti, sarò breve anche perché come sentite non ho la voce squillante della Giuseppina. Ma il saluto dell'amministrazione provinciale, noi siamo veramente lieti che questa casa sia diventata veramente la casa delle associazioni culturali, soprattutto di Gorizia, ma anche della provincia. Chi un po' si muove nell'ambito culturale goriziano sa che c'è veramente bisogno di spazi e che le attività sono molteplici, quindi chi dice che Gorizia non è una città viva, ecco, sbaglia, non la conosce, è una città vivissima. È una città che però ha bisogno comunque di luoghi dove questa dove l'arte, dove le diverse forme di cultura possono esprimersi. Ecco, allora noi abbiamo creduto che fosse compito di un ente pubblico dare la possibilità così alle associazioni di trovare un luogo dove poter esprimere la loro attività. Sicuramente non è sufficiente, ma insomma è un passo importante. Ecco. Fin da subito Graffiti è stato ospite di Casa Morassi, anzi la collaborazione è nata fin da subito proprio nell'ottica di proporre cose di arte contemporanea, cose di arte diverse da quelle che solitamente magari eravamo abituati a vedere in città,
e dicevo, una collaborazione che continua in maniera molto insomma fruttuosa. Io ricordo che Graffiti è l'unica associazione che è presente a livello di ministero nella settimana insomma dedicata alla cultura nazionale, è importante dirlo perché insomma noi pensiamo sempre che la nostra realtà sia sempre inferiore a qualcuno o qualcosa, ecco, così non è. L'importante è che si riesca a fare un gioco di squadra, che si riesca ognuno per la sua parte insomma a fare progetti importanti, ma importanti, ripeto, proprio nel senso che diceva Giuseppina, importanti per dar voce alla realtà locale. Locale non significa minore, locale significa una realtà che ha delle radici piantate ben salde in terra, ma proprio perché ci sono queste radici piantate ben salde in terra si ha la capacità di proiettarsi ancora di più nel futuro, insomma nell'Europa che ci aspetta. Quindi ecco, io ritengo che l'amministrazione provinciale abbia solamente assolto il proprio compito, una parte del proprio compito, per quella di dare uno spazio. Ecco, ci fa piacere che questo spazio sia uno spazio così vitale, perché veramente le iniziative e la gente risponde sempre insomma insieme, ecco. Quindi io auguro all'associazione Graffiti ancora insomma tanti progetti che insomma la realizzazione di tanti progetti che abbiamo in mente di fare insieme, e vi auguro una buona visione della mostra e alla prossima iniziativa, grazie. Assessore Roberto De Martino, io non voglio soltanto ulteriore tempo per spazio agli artisti che hanno una buona serata e agli artisti.